L'operazione di par buckling si è conclusa, la rotazione ha esaurito tutto il suo percorso. Quando siamo usciti dagli uffici era arrivata al grado zero, che era l'obiettivo, e la nave si è appoggiata anche sulle piattaforme. Adesso si tratterà di vedere, controllare, verificare, ma credo che ci sarà nelle prossime ore tempo per fare questo tipo di verifiche. Ci aspettano ancora due passaggi importanti, la fiancata della nave, come avevamo già anticipato, le immagini già ne danno una rappresentazione abbastanza chiara. Avrà bisogno di interventi importanti, aggiustamenti, però ecco, oggi abbiamo messo un punto decisivo per l'allontanamento della nave dalle acque del Giglio, e credo che questa sia la cosa più importante.